Onorevole Leanza, siamo qui all'Assemblea Costituente di Sicilia Democratica. Qual è la svolta di cui parlate? Ma la svolta è la seconda fase, la svolta è la svolta politica, è la svolta di un progetto che possa servire ai siciliani, la svolta è il rilancio di una classe dirigente, la svolta è convincere i territori che sono loro i veri protagonisti. Quindi noi oggi abbiamo chiamato a raccolta il nostro popolo, la nostra gente di tutte le nove province, i nostri amministratori, i nostri sindaci, i nostri amici dirigenti per dire che il futuro della Sicilia dipende molto da loro, da quello che sapranno fare, da quello che sapranno dire. Per il resto ce la mettiamo noi. Sì. Quali sono i temi su cui il nuovo movimento, il nuovo partito politico insisterà? Certamente il lavoro, la mancanza di lavoro sta distruggendo l'Italia, non solo la Sicilia paga un prezzo doppio, certamente lo sviluppo, certamente convincerci che noi abbiamo giacimenti straordinari, importantissimi, fondamentali, che sono praticamente i beni culturali, l'agricoltura, certamente tutto l'aspetto fondamentale del turismo, le trivelle, una scelta bisogna farla nell'interesse dei siciliani, nell'interesse della collettività. Cioè, noi siamo una grande regione e su questa regione dobbiamo confrontarci, ovviamente coniugando sviluppo e legalità e facendo in maniera tale che con un'alleanza vera, col Partito Democratico, con le altre forze che sostengono questo governo ci possa essere veramente una svolta. Appunto, perché questa nuova giunta dovrebbe riuscire dove ha fallito quella precedente? Ma quella precedente ha destrutturato, ha lavorato nella lotta agli sprechi, ha lavorato moltissimo sull'equilibrio di bilancio, ha fatto delle cose importanti. Questa giunta c'ha in più la coesione politica, c'ha una maggioranza in aula, c'ha 4-5 partiti solidi che l'appoggiano, c'è la voglia anche del primo partito, che è il Partito Democratico, di metterci la faccia. Allora sono convinto che ecco, si può fare di più. Noi abbiamo detto una cosa chiarissima, noi siamo alleati del Partito Democratico e degli altri partiti, ma col Partito Democratico vogliamo avere un discorso molto chiaro, molto serio, molto chiaro, nel senso che è ovvio che ci vuole pari dignità. Noi non saremo ovviamente figli di un Dio minore. Gli abbiamo dimostrato che con anche i topolini, quando affrontano i giganti o gli elefanti, fanno vincere o perdere le campagne elettorali, e quindi in questo contesto, garantendo lealtà e affidabilità, chiederemo la stessa cosa al Partito Democratico, che finora l'ha garantita, e quindi sono convinto che ci sono i buoni presupposti per fare un'alleanza forte nell'interesse della Sicilia. Grazie. Onorevole Pippo Currenti, siamo qui all'Assemblea Costituente di Sicilia Democratica. Quali sono gli obiettivi di questo nuovo soggetto politico? Ma intanto ci vogliamo distinguere da quello che sono i movimenti e le realtà che si sono susseguiti in Sicilia. Noi siamo un partito che oggi andremo a costituire per, come dire, sposare quelli che sono i reali problemi che oggi la Sicilia ha. Mi riferisco principalmente al lavoro, che è il tema principale che questo nuovo partito andrà ad affrontare. Che rapporti ci saranno con il governo Crocetta, con il presidente Crocetta? Assolutamente ottimi. Noi siamo al governo, abbiamo un assessorato che è l'assessorato all'agricoltura e pesca, quindi siamo al governo, crediamo in questo governo. Crediamo in Crocetta e credo che sia il momento tutti noi di, come dire, rimboccarci le maniche per cercare di uscire fuori da questo momento difficile, da questo momento di criticità. Secondo me è un momento dove ognuno di noi deve cercare di, come dire, dare il proprio contributo, a partire dalla base, a partire dagli amministratori locali, per andare a tutti i vari livelli amministrativi. Secondo me, se tutti insieme ci crediamo, tutti insieme riusciamo a uscire fuori da questo momento critico, difficile, che sta facendo soffrire molte famiglie siciliane. Sì. Poi un'ultima domanda riguardo il territorio. Come pensa Sicilia Democratica di radicarsi sul territorio locale? Ma intanto ci sono io, che rappresento questo territorio. Esisto da 9 anni, ho fatto un percorso, ho cercato di dare il mio contributo. Oggi, forte di questa posizione, forte di una organizzazione alle spalle fattiva, vera,
che pensa alle cose vere, pragmatica, penso di poter, come dire, insieme a tutti i miei colleghi politici, a tutti i miei referenti, di poter riuscire in qualche modo a sviluppare e a uscire fuori anche qua, perché anche il turismo in qualche modo sta soffrendo, si sta restringendo sempre di più quello che è il periodo funzionale, quello del periodo lavorativo, quindi con dei correttivi che oggi sicuramente affronteremo, oggi e domani, con dei correttivi io spero di anche qui, in questo mio territorio, che devo dire la verità è un territorio importante, ricco, un territorio che può dare all'economia tutta delle opportunità. Io abito qua a Giardini, finalmente siamo riusciti dopo 50 anni ad approvare una infrastruttura importante che è il porto turistico. Ecco, questo è un esempio di come oggi noi combattiamo per cercare di affrontare i problemi e cercare di risolvere per creare occupazione, per creare economia e dare opportunità. Questa assemblea costituente ricorda un po' una Leopolda locale, una discussione di idee, di confronti. Che ne pensi? Assolutamente sì, questa è l'idea che ha avuto il nostro leader Lino Leanza. Oggi qui ognuno con libertà, qui non c'è distinzione oggi fra parlamentari, amministratori, professionisti, imprenditori, oggi siamo qui tutti insieme, ognuno per dare il nostro contributo, ognuno per dare un'idea, per cercare di mettere insieme quello che deve essere il programma del futuro. Grazie.